Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Power Wash Simulator. In questo gameplay walkthrough che stiamo facendo, stiamo percorrendo la carriera su questo videogioco in cui siamo praticamente degli addetti ai lavori ad un lavaggio elettrico, elettronico. Siamo praticamente degli spruzzini umani ed oggi puliremo il Monster Truck di Blake. Eccoci qui. Io come sempre vi ricordo di mettere subito un mi piace se il video e la serie vi stanno piacendo. Di commentare facendomi sapere cosa ne pensate di questo videogioco e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Alla fine le ricerche del gatto Ulisse sono state interrotte. Il gatto Ulisse è il gatto del sindaco, ma non prima di aver scandagliato anche gli angoli più remoti. Persino la vecchia Frieda, al faro, sosteneva di averlo notato in lontananza che sfrecciava tra le rocce più veloci di qualsiasi animale che avesse mai visto, anche se quando l'ho pressata e le ho chiesto se avesse le ruote, lei si è guardata ai piedi e ha annuito. Ok, comunque stavamo tornando alla base quando un gruppo di minatori, furiosi per non essere stati pagati dal sindaco, ha bloccato la strada e ha simbolicamente versato un carico di asfalto sul Monster Truck. Non so se questo servirà o meno a risolvere i loro problemi, ma di certo ti darà un bel da fare. Ok, iniziamo. L'obiettivo di questa mappa è pulire per primi gli pneumatici del Monster Truck, quindi iniziamo subito. In giro ci siamo imbattuti nelle teorie più strampalate, sui gatti scomparsi. Vuoi sentirne qualcuna? No, ma tanto me lo direi comunque, quindi. Vabbè, prepariamoci a sentire queste cose. Guardate che pneumatici giganti, tra l'altro, il Monster Truck. Vi ricordo che durante la pulizia parlerò molto poco per farvi godere appieno del rumore ASMR della dietropulitrice e dello sporco che se ne va.
C'è gente convinta che una losca organizzazione stia offrendo in sacrificio gatti per placare il vulcano ed evitare una possibile imminente eruzione. Ma cosa si sono fumate per scrivere queste cose? A quanto pare al momento tutte le dita sono puntate contro Marvin dell'Old Boys Club. È una tesi ridicola, ma sta prendendo piede negli ambienti rurali. Ok.
La comunità vegana, invece, pensa che i gatti siano l'ingrediente segreto del Mackenburger, nonostante ella in persona lo abbia negato e li abbia invitati a infilarsi un gambo di sedano dove non batte il sole. A suo dire, il sapore unico dell'hamburger è dovuto al fatto che contengono una quantità esorbitante di sale, il che è anche probabile in realtà.
Parlo con l'astronascente dell'idropulitura? Certamente. Ti andrebbe di tornare al Luna Park? La nostra ruota panoramica sta per trasformarsi in qualcosa di stellare. Ok, ruota panoramica, eh? Al Roddy's Bakers Shack, tutti pensano che i gatti fossero creature aliene in missione di ricognizione sulla Terra e che ora siano tornati sul loro pianeta dopo aver raccolto le informazioni che cercavano. Cioè, complottismo, portami via. A quanto pare, tra un paio di mesi dovremmo aspettarci un'invasione di supergatti terrestri. Oh no.
Vuoi sapere qual è la mia teoria? No, ma tanto la dirai comunque. I gatti vanno dove mangiano meglio. Wow, che teoria incredibile. Nessuno ci aveva mai pensato. Qualcuno in qualche anfratto in capo al mondo avrà dei filetti di tonno da leccarsi i baffi e i felini se ne staranno rintanati là per un po'. Va bene.
maniglia portero laterale e rivestimento inferiore anteriore. Perfetto, lavoro completato, guardiamo il timelapse. Il Monster Truck è mostruosamente magnifico, ottimo lavoro. E hai finito giusto in tempo, c'è appena stato un avvistamento a Dredge Deep. Ok. Quindi abbiamo finito anche questo video. Nel prossimo dovremo pulire la ruota panoramica. Ci sarà da fare un bel po' di lavoro. Ma detto ciò, io ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.